Non tutti i video che vengono postati su internet sono simpatici o divertenti, e oggi ve lo dimostreremo. Abbiamo stilato una compilation di video girati dalle videocamere di sicurezza nascoste sulle porte d'ingresso di alcune case che hanno fatto da sfondo alle scene più inquietanti mai riprese in questi frangenti. Non ci credete? Allora iscrivetevi rapidamente al canale e seguiteci nella scalata di questa classifica del terrore. Numero 10. Un grido di aiuto. Aiuto, qualcuno mi aiuti, vi prego! Sono le parole che sta gridando una donna dal sedile del passeggero di una macchina in corsa di fronte a questa casa. Le sue urla sono così forti che alcuni residenti del quartiere americano di Limert Park escono dalle loro abitazioni per prestarle aiuto. Ma il veicolo sfreccia a una velocità troppo alta per essere fermato o anche solo identificato. Le sue lacrime disperate fanno da sfondo a una scena inquietante che si protrae per alcuni minuti. Gli abitanti del quartiere hanno chiamato subito la polizia, ma a distanza di 2 settimane le autorità non erano ancora riuscite a stabilire chi fosse la donna terrorizzata nella vettura. Alcuni testimoni sostengono che il guidatore l'abbia strattonata per i capelli quando ha provato a scendere dalla macchina. Ma qualcuno invece lo ha sentito ripetere «scusa». Che fareste se vedeste una scena simile? Numero 9. Dolcetto scherzetto. Quante volte da bambini avete gridato «dolcetto scherzetto» di fronte alla porta di una casa del vostro vicinato, nella sera di Halloween? Magari eravate anche mascherati o truccati da mostri e non vedevate l'ora di spaventare gli inquilini delle abitazioni che stavate visitando. Questa persona deve essersi sentita molto giovane di spirito, perché ha deciso di rubare la scena ai bambini e bussare alle porte delle case di Sant'Antonio, in Texas, vestita di tutto punto da clown posseduto. Il video risale all'agosto del 2019 e riprende l'uomo mentre esclama «dolcetto scherzetto» e aspetta impaziente che qualcuno gli apra la porta. La borsa bianca che somiglia alla federa di un cuscino e la maschera che gli copre completamente il viso non lo rendono un ospite molto gradito. Per fortuna in casa non c'era nessuno e il clown improvvisato non ha trovato pane per i suoi denti. Numero 8. Ospiti indesiderati. Quello che succede fuori casa quando non stiamo guardando dovrebbe rimanere un mistero, ma le videocamere installate sui campanelli sono un ottimo filtro contro gli ospiti indesiderati. Immaginate di sentire una scampanellata furiosa alla porta di casa vostra e di appoggiare l'orecchio sullo spioncino. La famiglia Hancock, residente a Brighton, in Colorado, ha ricevuto una visita inaspettata da un serpente enorme, ma molto rispettoso della loro privacy. Il rettile scivola avanti e indietro sulla pulsantiera del campanello, indisturbato, mentre il capofamiglia fissa la videocamera con aria terrorizzata. Il signor Hancock avrebbe voluto catturarlo e liberarlo in un luogo più sicuro, ma il serpente è scappato in tutta fretta, non appena l'uomo ha aperto la porta. Forse è stato colpito da un attacco di timidezza. La famiglia ha pubblicato il video su internet e le immagini di quel rettile gigantesco sono diventate virali. Voi che rapporto avete con i serpenti? Vi affascinano oppure preferite rimanere a debita distanza? Numero 7. Chi va là? Continuiamo sulla scia degli ospiti indesiderati con un'altra visita strisciante che vi farà venire la pelle d'oca. In questo filmato possiamo vedere un uomo che si avvicina alla casa e allunga la mano verso la maniglia della porta esterna. In quel momento scoppia l'inferno. Lo sfortunato protagonista di questo video è Jarrell Haywood, in visita al suo caro amico Rodney Copeland, in Oklahoma. Pensava di passare un pomeriggio simpatico, ma non aveva messo in conto l'ospite indesiderato nascosto dietro la lampada sul portico. Il serpente, forse offeso per la scarsa considerazione, scatta l'attacco e gli morde il viso. Le urla terrorizzate di Haywood allertano un vicino, che studia rapidamente la situazione e accorre con un martello che usa per uccidere il serpente. L'animale si è rivelato un rettile non velenoso e le ferite riportate da Haywood sono state disinfettate e curate dal suo amico, che forse non riceverà mai più visite in vita sua. Numero 6. Angeli in volo. Nel corso degli anni molte persone hanno sostenuto pubblicamente di aver intravisto delle entità divine in luoghi comuni, come le nuvole, i paesaggi naturali o persino stampati sulle fette di pane tostato. Tuttavia, i proprietari di questa abitazione in Michigan sono riusciti addirittura a filmarne una grazie a una videocamera coi sensori di movimento. L'angelo in questione fluttua sopra un furgoncino, poi si libra in aria improvvisamente e vola fuori dall'inquadratura. Anche se l'immagine risulta piuttosto sfocata, si possono individuare degli elementi nella sua figura che ricordano una testa, un corpo e delle ali.
Quando i proprietari della casa hanno visualizzato il filmato, sono rimasti scioccati dalle immagini e le hanno condivise subito in rete affermando di aver visto un angelo. Secondo voi hanno ragione oppure è solo suggestione? Scriveteci la vostra opinione nei commenti. Numero 5. La sagra dei clown. Che i clown fossero dei buontemponi lo sapevamo da tempo, ma negli ultimi anni la quantità di scherzi ad opera di pagliacci travestiti si sono moltiplicati a dismisura, complice il remake del noto film horror It, che è uscito nel 2017. In questa clip vediamo un uomo mascherato da clown che si avvicina alla porta di una casa nel Wisconsin, sbandierando allegramente i palloncini che ha in mano. Il filmato è in bianco e nero, ma l'assenza di colore non basta ad alleggerire l'atmosfera inquietante di questa scena. Il pagliaccio guarda dritto nella videocamera come per sfidare i proprietari di casa, che per fortuna non hanno aperto la porta. Non sappiamo ancora cosa spinga la gente a travestirsi da clown per terrorizzare i passanti, ma sappiamo di certo che questa moda non ci piace per niente. Numero 4. Un simpatico intermezzo. Se tutte queste immagini vi hanno fatto accapponare la pelle, questo filmato fa per voi. Abbiamo deciso di rallegrarvi l'umore con un video di un fattorino nel Delaware, in America, che ha avuto una giornata più produttiva del solito. Il proprietario della casa in cui è installata la videocamera ha piazzato degli snack e alcune bevande sul portico della sua abitazione per ringraziare il corriere che gli avrebbe consegnato un pacco. Di fronte a quel banchetto inaspettato, il fattorino reagisce con sorpresa ed entusiasmo e accenna qualche passo di danza fino alla sua vettura. Per fortuna, queste videocamere non realizzano soltanto video inquietanti, ma ogni tanto riescono a regalarci anche delle immagini che ci strappano un bel sorriso. Sapete cos'altro ci farebbe sorridere? Vedervi mettere mi piace al video e cliccare sulla campanella per iscrivervi a questo canale. In questo modo riceverete una notifica ogni volta che caricheremo un nuovo video. Non pensate che ne valga la pena? Numero 3. Visite notturne. Adesso torniamo ai filmati da brivido. Non siamo riusciti a ottenere molte informazioni su questo video, ma le immagini parlano da sole. In questa clip vediamo una donna anziana che si avvicina alla porta di questa casa con aria confusa, nel cuore della notte. Tra le mani ha un oggetto non meglio identificato, che ricorda chiaramente un coltello. Per fortuna la donna non ha commesso gesti preoccupanti ed è tornata a casa sua. Secondo voi, che cosa ci faceva sul portico di un'abitazione non sua con un coltello in mano? Pensate che le fosse successo qualcosa di brutto a casa sua? Il motivo di questa visita notturna non è mai stato specificato, ma speriamo che il giorno seguente i suoi vicini abbiano indagato a fondo sul suo stato di salute. Voi aprireste la porta se dall'altra parte ci fosse questa vecchietta o chiamereste direttamente la polizia? Numero 2. Un appassionato di campanelli. Le videocamere di sicurezza sono uno strumento molto utile per decidere come reagire a una visita prima ancora di aprire la porta. Ma cosa fareste se vi ritrovaste a guardare questo filmato? La famiglia Dangan di Salinas, in California, non ha saputo reagire tempestivamente di fronte al video girato dalla propria videocamera, che ha filmato un uomo che ha trascorso ore intere a leccare il campanello della porta di casa loro. L'incidente si è verificato intorno alle 5 della mattina e i proprietari erano entrambi fuori casa. All'interno però c'erano entrambi i figli della coppia, che fortunatamente non hanno aperto la porta. L'uomo è rimasto sul portico di casa loro per 3 ore e prima di lasciare l'abitazione ha persino urinato in giardino. Non sappiamo se si trattasse di uno stupido scherzo o di una persona ubriaca, ma se fossimo stati al posto degli inquilini non avremmo mai più ripreso sonno. Che schifo! Numero 1. Occhio alla porta. Concludiamo la nostra classifica con una persona dal comportamento discutibile, forse mentalmente disturbata, oppure sotto effetto di droghe, che ci regala una clip degna del peggiore film horror della storia. In questo filmato vediamo un uomo avvicinarsi alla porta d'ingresso di una casa che non gli appartiene e suonare più volte il campanello. La sua confusione è palpabile. L'uomo entra ed esce dall'inquadratura della videocamera, allontanandosi e ravvicinandosi alla porta, per poi posare l'occhio nudo sull'obiettivo e sussurrare delle parole incomprensibili. Questo comportamento incomprensibile si ripete per circa 4 minuti, durante i quali i proprietari dell'abitazione hanno saggiamente scelto di rimanere chiusi in casa. Finalmente, dopo un tempo che sembra interminabile, l'uomo si arrende e lascia il portico, continuando però a parlare tra sé e sé. Che immagini terrificanti!
Siamo arrivati alla fine di questa raccapricciante classifica sui 10 video più inquietanti girati dalle videocamere di sicurezza domestiche di alcune case molto sfortunate. Quale di queste clip vi ha spaventato di più? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime classifiche.